quello dietro di me è il Berlinale Palace, dove si svolgono tutte le proiezioni per la stampa e le proiezioni di gala del Festival di Berlino. Festival di Berlino che è alla vigilia dei premi, domani verrà assegnato l'Orso d'Oro. Difficile fare pronostici, il concorso è stato mediamente buono, senza grandi picchi, senza schifezze, che è già un risultato notevole. Ma domani naturalmente vi racconteremo i vincitori e gli sconfitti. Oggi siamo reduci dalla visione di un film molto particolare, La Bella e la Bestia, film francese di Christophe Gans. Non è un musical, non è un cartone animato, non c'entra niente Walt Disney. Diciamo che è un film che va alle radici della fiaba e la ricostruisce con uno spirito molto serio, molto filologico, molto antropologico quasi. È un film che non sarebbe dispiaciuto a Vladimir Propp, il grande semiologo russo che ha studiato meglio di chiunque altro le strutture narrative della fiaba e i suoi rapporti con il nostro io più ancestrale, più profondo, con i nostri sogni, i nostri impulsi sessuali e così via. E non esiste fiaba più sessuale della Bella e della Bestia. E in questo film il contenuto inconscio erotico della fiaba viene portato in superficie con grande forza, devo dire. I protagonisti sono Vincent Cassel e Léa Seydoux, lui spesso mascherato da mostro, lei invece bellissima come sempre, ma la cosa che più sorprende del film è la qualità visiva e tecnica degli effetti speciali, delle scenografie digitali, delle trasformazioni, del passaggio dal sogno alla veglia. È veramente un film che dimostra come i francesi su questo piano non hanno più nulla da invidiare a Hollywood. Le tecnologie a loro disposizione sono mirabolanti e gli effetti che riescono a ottenere sono in tutto e per tutto degni del cinema americano. Dobbiamo aspettarci sempre più riletture delle fiabe classiche in questa chiave. È già successo con Cenerentola, è già successo con Biancaneve e i Sette Nani, ricorderete il film con Julia Roberts, perché le tecnologie permettono di rileggere queste fiabe così antiche in modo sempre più spettacolare e sempre più sfarzoso. E in questo non c'è solo Hollywood, c'è anche l'Europa, o almeno la Francia. In Italia siamo ancora un po' in ritardo.